Massarotti Gian Antonio, per gli amici Ginni, classe 54. Vivo a Caltagirone praticamente da sempre. Quando apro la porta del garage è una sala giochi, è entrare in qualcosa di nuovo, uno sgabuzzino su cui poter riporre tutto quello che voglio alla rinfusa senza che nessuno mi dica che disordine che c'è. Salendo su queste auto si ritorna bambini. E io dico sempre questo per quanto sono giocattoli da bambini grandi. Moto, macchine mi hanno sempre affascinato, dove c'era benzina c'ero io, dove c'era da sporcarsi le mani pure, anche se solo sporcarsi le mani non per concludere qualcosa di reale, ma per aiutare qualche amico a smontare il motore, rimontare eccetera. Quindi ho cominciato con le moto, poi ho continuato con le macchine, ho fatto qualche anno di rally, compreso una Targa Florio, un paio di rally internazionali, poi naturalmente l'età non permette più certe cose e quindi sono ripassato alle auto. Le auto però a questo punto mi hanno affascinato, mi ha iniziato a affascinare questo mondo dell'epoca e man mano che poi siamo andati avanti comprai con grande dispiacere di mia moglie una Matra 530 LX. Mia moglie ha definito una schifezza anche in questo momento, non so se si è sentito. E un giorno, guardando sulle famose riviste specializzate, vidi l'annuncio di questa macchina e proposi il cambio con la Matra. È stato accettato. Praticamente questa macchina mi ha affascinato particolarmente, quindi anche se in condizioni non eccessivamente buone, l'ho voluta comprare. Effettivamente ha una linea molto particolare e anche molto affascinante. Qualcuno la definisce una piccola Ferrari. Poi, incominciando a discutere con il venditore che mi ha dato il pezzo, si è cominciato a scoprire che la macchina era di un certo valore storico, perché è stata costruita solamente in 850 esemplari, su una base di meccanica 1500 Fiat normale, ma su un telaio Gilco di Gilberto Colombo. Da un punto di vista prestazionale, con una velocità massima dichiarata dalla casa di circa 170 km/h, il rapporto peso-potenza dovrebbe essere abbastanza buono, perché noi avevamo originalmente un 70 cavalli con un peso di circa 950 kg circa. Io questo motore, devo essere sincero, l'ho trovato un po' a pompatello e gli ho dato un'aggiustata più che altro, nel senso che è stata bilanciato bene l'albero motore, è stata fatta una messa a punto un po' particolare, quindi diciamo un rapporto che è 1-1, perché 990 kg, 950 kg con un rapporto di 100 cavalli circa è un buon rapporto, con una macchina abbastanza leggera, un motore prestazionale. Ci ho lavorato un anno e mezzo e con questa macchina è iniziato il vero appassionato momento di vivere le gare. Noi ci siamo presentati alla prima 1000 km di Sicilia con questa macchina senza sapere neanche cosa voleva dire un tubo per terra, il famoso tubo della regolarità eccetera, però con una voglia di fare questa gara eccezionale. Dopo 149 tubi io dissi al direttore di gara, dico: scusate, ma che cosa servono questi tubi a terra? Ed era l'ultimo praticamente dopo 4 giorni. Naturalmente non vi dico cosa mi ha risposto, per una questione di educazione, ma sicuramente è stata molto simpatica la cosa. Ma obiettivamente io cercavo di fare funzionare questi blitz, queste cose, cercare di capire, ma non riuscivo neanche a farli partire, quindi alla fine ci siamo fatti un bellissimo giro di Sicilia, veramente molto molto pregnante e molto bello. Don't tell me about tonight, this morning. Don't tell me about tomorrow morning.